lungo. Buongiorno amiche ed amici di montedeprocita.com. Stamattina a Pozzuoli, Arco Felice, in via Montenuovoli con la Patria, bruciato come potete vedere un deposito di mobili di arredi cacciapuoti. Il fatto stanotte intorno all'1:30, il deposito è stato dato alle fiamme come potete vedere, al di sopra 14 nuclei familiari, l'immobile è stato prontamente sgomberato e adesso le famiglie sono in attesa di una sistemazione temporanea. Carmine Cacciapoti, proprietario di Cacciapoti Arredo Design, che è successo stanotte? L'inferno, inferno di cristallo. Abbiamo avuto una telefonata che l'impianto d'allarme è scattato verso l'1:30, per 2:10. Siamo venuti giù da Monte Ruscello, ma purtroppo i vigili del fuoco erano intervenuti con un solo camion, quindi erano riusciti a spegnere, ma poi nel momento in cui sono dovuti andare a ricaricare è ripartito l'incendio e non c'è stato nulla da fare. Purtroppo la situazione è abbastanza, insomma, quasi è rischiata la vita di tante persone. Sei abbastanza scosso, gli inquirenti dicono che l'intervento, comunque l'atto potrebbe essere doloso. Credo, ho sentito anch'io delle notizie in merito, sembra che siano state trovate delle bottiglie, delle taniche che possono far pensare a una cosa dolosa, naturalmente non c'è la sicurezza, quindi probabilmente non si sa neanche se la cosa era indirizzata al deposito della Cacciapoti Arredo Design o alla struttura del fabbricato, non si riesce a capire come... Il settore del fabbricato è di proprietà di un'altra società napoletana. Sì, è di una società napoletana, sì. Il tuo deposito quanti danni ha ricevuto? Penso che non si è salvato nulla, occhio e croce tra camion, scala automatica e cose varie. Credo che siamo intorno ai 200-300 mila euro, 250 mila euro. Grazie. Siamo con Gennaro Del Giudice del quotidiano in Roma e del Corriere Flegreo. Gennaro, tu stamattina sei arrivato molto presto, alle 3. C'è un po', diciamo, di polemica tra gli abitanti del condominio che dicono di non aver avuto la giusta assistenza da parte della Protezione Civile, che avrebbe dovuto assisterli magari con dell'acqua, delle coperte. Che è successo stanotte? Esatto, sì. Diciamo, mentre si scatenava un autentico inferno di cristallo, la gente quindi correva tra fiamme e fuoco. Sono rimasti fino a stamattina tutti abbandonati, letteralmente abbandonati dalle istituzioni. Sono intervenuti solamente, come potete vedere, vigili del fuoco e carabinieri. Per quanto riguarda invece l'assistenza sul posto alle persone, è mancata del tutto. Quindi dall'1:30, da quando si è scatenato l'inferno, fino ad ora, quindi sono passate circa 12 ore, i circa 40 residenti dell'intero condominio sono rimasti senza coperte, senza pasti, senza mangiare. E qua possiamo parlare di una tentata strage, perché sono 40 residenti all'interno del condominio che hanno rischiato la vita. Sì, infatti, anche per una questione logistica. Infatti, come potete vedere, la strada di accesso è molto, molto stretta, quindi ciò ha causato seri problemi anche per l'intervento dei vigili del fuoco e per i primi soccorsi. Grazie.